Cari amiche ed amici, salve ancora una volta, qui il vostro Santen Chan, che finalmente dopo circa una settimana mi ritrovo a fare un altro video. E ho appena letto da una inserzione in Google Plus nel mio account Santen Chan di Google Plus un articolo che si intitolava rivelato uno degli email di Hillary Clinton, bisogna distruggere lo stato della Siria per aiutare o appoggiare Israele. Adesso sapete chi stava dietro le primavere arabe, che sarebbero nate come spontanee rivoluzioni popolari, complici i mass media, soprattutto le applicazioni e i social network. Questa primavera araba si sarebbe sparsa attraverso Twitter, Facebook, che poi, se loro vogliono, tolgono i topics dalla lista dei più visti o li mettono. Quindi in realtà stavano dietro gli Stati Uniti e Israele. Ecco perché un governo chiamato dittatoriale, tirannico, che in realtà Bashar al-Assad è stato eletto dai cittadini, ha avuto questa insurrezione in casa, o questa rivoluzione, o questa eversione, che in un primo tempo io ho sempre visto puzza di bruciato, tanto in Libia come in Siria. Non sono riusciti a fargliela l'insorgenza in casa a Saddam Hussein, allora li hanno bombardati da fuori, ma per evitare critiche, ma per evitare di trovarsi coinvolti in eccidi, hanno dato man sciolta a questi mercenari. Quindi io vedevo che non c'era nulla di spontaneo in queste primavere arabe. Vedevo come gli armavano la cosa. Poi si parlava di insorgenti moderati, di rivoluzionari moderati, di fondamentalisti moderati, che bisognava distanziarli invece dai terroristi, dai cattivi, che poi i cosiddetti terroristi o fondamentalisti o insorgenti estremisti. Non si sa perché si è sempre parlato di insorgenti moderati che bisognava appoggiare e che non si ammetteva ancora l'esistenza di insorgenti violenti, come se andavano con le rosse e con i fiori a manifestare e non con le armi. Beh, in un primo tempo non si sa mai, non ho mai capito come li potessero aver appoggiato quando ciò che facevano era uccidere, perché veramente è un tema molto confuso, nel quale la NATO si trova coinvolta, e adesso l'Unione Europea, perché tutti questi migranti scappano dalle guerre che gli hanno imposto, più che proposto, stavo per dire proposto, Bush e anche Barack Obama. Ebbene sì, Bush ha vinto due mandati dal 2000 al 2008, credo. E Barack Obama, sino adesso, ha fatto dal 2008 al 2016. Quale differenza c'è stata? Nessuna. Le due gestioni non è che sembrano uguali, sono uguali, sono la prosecuzione della gestione di Bill Clinton, della gestione
di Bush Senior e della gestione di tanto Carter come Reagan. Si è sempre parlato all'inizio di appoggiare gli insorgenti moderati, dicevo. Ma questi insorgenti moderati erano armati, sparavano, uccidevano. Addirittura hanno usato le armi chimiche e stavano per bombardare tutta la Siria, adducendo che fosse stato il governo di Assad, democraticamente eletto, aver bombardato i suoi. Invece, ormai si sa, sono stati gli insorgenti moderati che hanno bombardato quelli che vivevano dal lato insorto della capitale. Quindi, non so se Aleppo o comunque di Aleppo. Quindi, come dire, si sono autoattaccati nel loro stesso territorio, hanno ucciso civili del loro bando, gli insorti, per dare la colpa a Assad. E per poco ci riescono, così come in Ucraina, gli insorgenti russi hanno bombardato dei quartieri filorussi per dare la colpa al governo di Kiev, appoggiato da Occidente, e quelli del governo di Kiev hanno bombardato dei quartieri filo occidentali per dare la colpa agli insorgenti russi quando si parla di guerre sporche. E pensare che tutti nel mondo, soprattutto quelli che sono di tendenza di sinistra, tanto in Italia come nel mondo, così come vedevano in Bill Clinton la persona moderata di sinistra progressista, che poi invece ha fatto bombardare più volte lui Baghdad, ammazzando centinaia di migliaia di persone, che non Bush Senior. Però dicevo, tutti nel mondo, così come hanno creduto in una svolta, o hanno fatto credere in una svolta degli Stati Uniti sotto Bill Clinton, quando è arrivato Barack Obama, sembrava che si armava un gran tam tam generale. Era un mantra che lui era il primo afroamericano come presidente, che lui avrebbe aiutato il terzo mondo, che lui avrebbe emancipato i negri in Nord America, che lui avrebbe rappresentato una svolta con la vecchia amministrazione conservatrice, retrograda, repubblicana, repressiva, reazionaria, di destra, i falchi della guerra, che lui avrebbe chiuso Guantanamo, non ci sarebbe più stato un Abu Ghraib, che lui si sarebbe ritirato dall'Iraq, e questo lo ha fatto, ma non si è ritirato dall'Afghanistan. Comunque va detto che loro si sono ritirati dall'Afghanistan in parte e soprattutto dall'Iraq, primo perché in realtà hanno lasciato i contractors, che sono i mercenari, che magari non si vestono da soldato, ma hanno armi ancora più sofisticate di quelle dei soldati regolari, e hanno giubbetti antiproiettili, casco, eccetera. Quindi in Iraq ci sono ancora 300.000 mercenari, contractors o consiglieri di guerra per allenare la polizia e queste cose qua. Però magari si sono ritirati dalla polizia e dall'esercito, dai Marines, e stanno coadiuvando le forze dell'ordine in Iraq, irachene.
Quindi in pratica agiscono come soldati, soltanto che fuori dalla legge, perché i contractors, come i mercenari privati, non devono rispettare la Convenzione di Ginevra. Se ammazzano dei civili, sono dei civili che ammazzano dei civili, dei privati cittadini, non delle persone che integrano l'esercito degli Stati Uniti e che possono essere mandate sotto processo in una corte marziale. Quindi, da quando c'è Barack Obama, hanno sofisticato di più l'intervento in Iraq. Bush ci ha mandato i militari. Barack Obama ci ha fatto magari rimanere le stesse persone, però sotto l'etichetta di contractors, cioè di mercenari. Ormai non risponde più gli Stati Uniti per quelle persone, perché in teoria agiscono in proprio, in privato, magari contrattati dagli stessi iracheni, che sono i politici che hanno lasciato gli statunitensi per fare gli interessi propri. Quindi, in questi 8 anni che è successo? 8 anni fa era il 2008 e più o meno ha vinto le elezioni nel dicembre 2008 Barack Obama. Si è presa come segretario di Stato Hillary Clinton e più o meno è stata la fine del 2008, non so se inizio 2010, che sono fioccate dal nulla queste primavere arabe. È caduto un grande alleato degli Stati Uniti e di Israele come Mubarak. Non gli è bastato essere fedele ai padroni, perché lo hanno destituito comunque, e in un processo molto sanguinario, dove si credeva, perché facevano credere il mainstream e i mezzi di comunicazione, i mass media, che finalmente Egitto avrebbe avuto un governo democratico. Invece poi agli 8 mesi Assis ha preso il controllo, che in pratica l'esercito in Egitto è sempre stato uno stato parallelo, uno stato nello stato, e da allora ha represso con la violenza, vedi il nostro giornalista italiano che andava a fare una tesi in Egitto, una ricerca sul campo. E per lui si è rivelato un campo minato. Colgo l'occasione per salutare Claudio Show. Vabbè, me l'ho scordato all'inizio. Questo fedele alleato Mubarak degli Stati Uniti e di Israele è stato deposto dopo 8 mesi di rivolta, una bagorgia infernale. Hanno messo in qualche modo il generale a capo dell'esercito egiziano, che sembra più funzionale agli interessi di Israele e Stati Uniti. Infatti, quando corre, chiude le frontiere e spara sui palestinesi. Era quello che loro cercavano. Forse Mubarak era troppo tenero, anche se qualche volta lo faceva. Poi hanno rovesciato Gheddafi, che ormai lo avevano accettato da anni, non era più un paese ostile. Come credergli agli Stati Uniti quando dicono che un paese non è più ostile se dopo lo attaccano? E poi è venuta la volta. Parlo da quando Barack Obama è presidente e la Clinton è quello che è, cioè ministro delle relazioni estere, non so che cosa, che hanno aggredito la Siria e l'hanno in pratica distrutta per metà. Certo, non si può dire che la gente prima fosse molto contenta, anzi,
che ci sia stata repressione, sì, ma è un po' come quello che succedeva in Iraq. In Iraq Saddam Hussein uccideva 1.000 persone all'anno, 2.000 persone all'anno. E tutti a dire è un dittatore, bu, è un boia. Quando sono andati a invadere invece l'Iraq, forse già lo sapevano, forse non ce lo facevano sapere a noi, ma le persone che Saddam Hussein uccideva, impiccava, erano gli estremisti islamici di quelli che poi hanno fatto gli ultimi attentati in Europa. Quindi erano brave persone quando le uccideva Saddam Hussein, ma quando hanno continuato alla grande a fare attentati contro le truppe che sono intervenute in Iraq e poi in Europa e soprattutto nei paesi arabi, perché Al-Qaeda si era riorganizzata giusto nelle carceri statunitensi e nata all'ISIS, beh, allora erano dei terroristi, non erano delle persone represse da un regime totalitario. Voglio dire, Saddam Hussein sapeva reprimere i terroristi e uno non può applicare gli stessi principi politici che applica in Occidente a paesi come l'Iraq di Saddam Hussein o alla Siria di Bashar al-Assad, perché sono paesi dove ancora contano le tribù, le etnie, i sistemi religiosi, sciiti e sunniti, le nazionalità, le lingue, i dialetti, i clan, le tribù, le sette. Ci sono molte divisioni interne. Quindi molte volte sono più fedeli alla tribù, al clan, alla famiglia, all'etnia, alla razza, se si vuole, che non al principio di uno Stato democratico, che lì vivrebbero l'idea di Stato come un'astrazione. Non è come noi in Italia, che anche se nelle periferie di Roma, nelle periferie di Napoli, nelle periferie di Bari, di Catanzaro, di Messina, ma anche nelle periferie dell'Interland milanese, torinese, nel Bresciano, lo Stato è assente, non cura le strutture, le infrastrutture, l'educazione, l'assistenza ospitalaria, almeno per gli italiani. Ed è succube uno Stato straniero, lo Stato pontificio della Curia Romana, che ci dice come spendere i soldi destinati agli italiani, ai pensionati italiani, agli ammalati italiani, agli studenti italiani per darli agli extracomunitari. Noi, nonostante tutto ciò, ci sentiamo italiani, cioè sentiamo di appartenere a questa grande astrazione che in Italia è lo Stato italiano e che è sempre di più assente dalla vita dei cittadini, perché amministra sempre di meno, taglia sempre di più. In Iraq, Siria e Libia, l'idea di uno Stato sovrano che decide tutto era praticamente scarsa ed è per questo che solo grazie al pugno di ferro di dittatori come Gheddafi e Saddam Hussein la gente aveva un certo spirito di coesione, perché altrimenti morto Gheddafi o Gheddafi, beh, ognuno rimane chiuso nel suo clan, nella sua città, nella sua setta, nella sua famiglia, nella sua area geografica e fa guerra all'altro. In pratica, da quando hanno deposto il dittatore libico, che poi sono intervenuti perché lui sparava sui manifestanti. Certo, erano insorgenti moderati. Ma quanti di loro erano armati? Perché poi si è saputo che avevano ammutinato generali, si erano insubordinati generali, ammutinato ammiragli, non so se c'erano la flotta, soldati. Quindi molti erano armati che protestavano, non protestavano disarmati. Soltanto che ti fanno vedere quando Gheddafi
gli andava a sparare, non quando magari loro iniziavano a sparare contro le autorità dello Stato. Beh, lui ha sparato contro anche dei civili inermi, supponiamo. Però poi l'Occidente democratico è subito intervenuto per difenderli e ha sparato di più che Gheddafi su persone inermi, disarmate, bambini, donne, vecchi, le truppe che sono intervenute, per esempio i cacciabombardieri francesi, hanno ammazzato più civili inermi di quelli che ne ha ammazzato Gheddafi durante tutta l'insorgenza, che poi erano a fluire dall'Africa subsahariana di mercenari africani. Che non c'entravano niente con la Libia. Chi li pagava? Armati fino ai denti. Cioè, non erano neanche i libici a combattere. Erano tutte queste reti di mercenari tipo Al Qaeda, tipo l'ISIS. E noi a credere che con i plastici di Bruno Vespa e le sue trasmissioni Porta a Porta, che lui interrompeva chi la pensava in modo contrario e diceva: bisogna intervenire perché Gheddafi sta uccidendo i civili, sta uccidendo i civili. Appena si è intervenuto, si è provveduto a bombardare tutti i civili che Gheddafi non aveva ucciso. Gheddafi uccideva gli estremisti islamici, li faceva impiccare. Ne avrà fatti impiccare 1.000 all'anno, forse 1.000 al mese. Ma da quando siamo intervenuti, l'Europa è intervenuta, gli Stati Uniti, in Libia muoiono più di 1.000 persone al mese. Calcolate gli anni, fate un po' voi. Poi che c'è da dire che non so, veramente sono cose che mi lasciano perplesso. Perché, ripeto, uccidevano gli estremisti ed erano considerati assassini per questo. Ma voi lo sapete? Che gli estremisti sono persone a cui gli hanno fatto il lavaggio del cervello, addirittura gli hanno dato droghe. Oggigiorno danno droghe sintetiche, tipo anfetamine, e che sono disposti a morire, a immolarsi per una causa, a martirizzarsi. Quindi, come puoi sperare di convertire un terrorista suicida con la carcere? Tu credi che se metti in carcere un terrorista suicida può essere un utile deterrente per gli altri terroristi suicidi? Perché addirittura col carcere non si è riusciti a detenere e azionare delle Brigate Rosse in Italia, che non erano suicidi. Ma figuriamoci se invece i fondamentalisti islamici, che poi siano o no religiosi un'altra cosa, sono disposti a detenersi se sanno che qualcuno di loro è stato messo in carcere. Il fatto è che con i terroristi disposti a immolarsi, a farsi saltare in aria, magari i dittatori Saddam Hussein e Gheddafi ci avevano ragione. Più ne levi di torno e meglio re, perché solo così ne puoi smantellare le organizzazioni. Invece Occidente che ha fatto? Li ha appoggiati per andare contro quei governi che li uccidevano come se fossero stati delle vittime. Una volta che si è ucciso Gheddafi, la Libia si è smantellata come paese, si è sciolta, ormai ci sono delle province in guerra fra di loro. Noi ci preoccupiamo soltanto nel mainstream e nei mass media, per esempio la RAI, ci fanno preoccupare ogni qualvolta brucia una raffineria perché il petrolio è quello che ci fotte di più, il resto non ce ne fotte niente. Ma penso che anche questo lo sappiate da voi. Delle perdite umane, di vite umane, non ne parla nessuno. Papa Francesco di qualcosa della gente che sta morendo per colpa delle primavere arabe,
Invece lui parla soltanto di aiutare gli immigranti, ma non dice cosa c'è alla base di questa immigrazione massiva. Papa Francesco, perché non hai lo stesso coraggio che ha avuto, almeno così mi sembra, Papa Giovanni Paolo II, Wojtyla, nel dire che bisogna fermare le lobby della morte, le lobby che fanno guerra al mondo? Lo ha detto poco prima di morire, ma lo ha detto dopo che durante tutta la sua vita ha appoggiato gente come Pinochet e Kissinger, erano amici suoi, forse anche Licio Gelli. Però lo ha detto. Invece Papa Francesco è buonista, parla che bisogna essere buoni col prossimo tuo, ma in che senso? Non possono venire a vivere tutti in Italia. Poi Italia ha dato rifugio a milioni di persone e adesso perdiamo miliardi di euro perché non rimangono a lavorare in Italia. Noi gli abbiamo fatto imparare un secondo o un terzo idioma e adesso se ne vanno già inseriti nel mondo occidentale, adattati al mondo occidentale e con studi, se ne vanno in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Austria. Da noi non ci rimangono a lavorare, però per 5 anni hanno mangiato, bevuto, avuto i cellulari, la garanzia, l'ACI della macchina, ACI loro, hanno avuto la macchina, la casa, tutte cose che invece quando un italiano cade in rovina non gliele danno perché si incontra fallito in mezzo alla strada con tutta la sua famiglia. Il Papa non parla di questo. Già in un altro video ho detto come il Vaticano abbia ancora molte ricchezze, più di 7 miliardi in riserve di oro, forse 14 miliardi, non si sa bene, più di 2.000 miliardi in patrimonio immobiliario di euro, credo in Italia. 7.000 miliardi in tutto il mondo, però loro non sganciano una lira di tasca sua. Anni fa Papa Francesco ha dato 50.000 dollari perché dei barboni potessero vivere bene. Vabbè, ma ho fatto già un video su questo, non ne voglio fare un altro. Guardate gli ultimi due o tre, perché poi ne farò altri, quindi passeranno a essere gli ultimi 5. Gli ultimi 3-5. Però voglio dire, Papa Francesco, di chi ha originato tutte queste guerre, tutta questa miseria, come si stava meglio in Siria e in Iraq prima che intervenissero? Papa Francesco, di come non ci siano mai state armi di distruzione di massa che finalmente lo hanno messo in Iraq, come Tony Blair è dovuto uscire ad ammettere che è stata una bugia che lui ha dovuto accettare che Saddam Hussein voleva attaccare Occidente con armi di distruzione di massa. Papa Francesco di che prima di venire in Europa la maggior parte degli sfollati iracheni si è dovuta rifugiare negli stati limitrofi, collassandoli. Siria, Libano, Turchia erano pieni di iracheni. Poi lentamente sono venuti in Occidente perché non riuscivano a trovare lavoro. Papa Francesco, tu che parli degli sfollati e che parli agli occidentali di aiutare gli sfollati, giustamente, ma perché non dici che ormai Occidente non è una potenza industriale? Perché non dici che la nuova potenza industriale è la Cina, che oggi si è lamentata perché gli hanno dato la cittadinanza al Dalai Lama in una città italiana e hanno manifestato delle proteste a paralizzare l'evento? Certo, in nome della democrazia e della libertà di espressione che c'è in Italia, i cinesi attraverso l'ambasciata cinese della Cina, della Repubblica Popolare Cinese,
volevano bloccare l'assegnazione della cittadinanza onorifica al Dalai Lama. Ma Papa Francesco, perché non dice ai cinesi che se un picchetto di italiani manifesta contro l'assegnazione della cittadinanza onorifica nella Cina popolare, nella Repubblica Popolare Cinese, a un comunista di Cuba, la Repubblica Popolare Cinese li fa arrestare per 20 anni. Magari li manda a lavorare forzosamente in una fabbrica di cellulari nordamericani. Papa Francesco, perché non parli dello schiavismo in Cina? Che i galeotti lavorano gratuitamente o che si addirittura si dice che si traffichino organi umani? Quando non hanno eliminato la pena di morte, Papa Francesco. E poi Papa Francesco di che in Cina ci sono più di 80.000 fra alloggi e appartamenti. No, scusa, Papa Francesco. Nella Cina comunista, che è buona perché non è capitalista come l'Occidente che ti dà denaro a te, ci sono più di 80 milioni fra alloggi, appartamenti e case vuoti perché sono stati costruiti con una speculazione immobiliare pazzesca che sta per scoppiare la bolla immobiliare cinese, la bolla speculativa immobiliare. Papa Francesco, di' ai cinesi che se nel mondo ci sono 80 milioni di sfollati, loro con tutti i loro alloggi, le loro case, potrebbero dargli già un tetto e non ci sarebbero sfollati o poveri nel mondo. Papa Francesco, di agli Emirati Arabi e tutti agli Arabi Sauditi della penisola arabica, che anche loro possono prendere dei rifugiati, cazzo. Diglielo così perché tu già la conosci la parola. Digli, cazzo, arabi. Voi che avete come cinesi un fagotto di case e milioni di appartamenti senza abitare perché nel deserto fanno interi villaggi con acqua, cioè con allacci per l'acqua, per l'energia elettrica, pannelli fotovoltaici, solari. Gas, hanno tutti i servizi, tutti i beni immaginabili. Interi villaggi, interi quartieri solo per farci il weekend, e che molte volte stanno chiusi per anni quelle case, ma case bellissime, meglio di quelle cinesi. Papa Francesco, digli cazzo, Emirati Arabi, Arabi Sauditi, perché anche voi non vi prendete la vostra quota di immigranti? Loro diranno li hanno prodotti gli occidentali, ma ci sono anche molti poveri in Africa che le multinazionali arabe sfruttano, come anche le multinazionali cinesi, perché fino adesso si è detto come giustamente il terzo mondo è stato sfruttato dalle multinazionali europee e nordamericane, ma sono più di 20 anni, cacchio, anche le multinazionali cinesi ed arabe stanno sfruttando molti paesi del terzo mondo. Allora, perché anche la Cina comunista, Corea del Sud e gli Emirati Arabi e gli Arabi Sauditi non si possono fare carico degli sfollati mondiali? Perché sempre migrano verso l'Europa e non migrano questi sfollati dalla Siria, dall'Iraq? Beh, verso la penisola arabica. Sarà perché in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi ci siano meno garanzie di democrazia, meno assistenza medica. Di fatto molti di questi ricchi sauditi emirati anche vengono in Occidente a curarsi. Sarà perché c'è meno istruzione scolastica, meno università, un tenore di vita più basso anche su una ricchezza più alta. Forse uno degli stati che meglio sta è la monarchia del Dubai.
che c'è una parte per occidentali e una parte per gente che deve vivere secondo gli standard musulmani. Però Papa Francesco, digli perché, digli agli arabi perché anche loro non danno una quota delle loro ricchezze, che se il denaro è lo sterco del demonio, primo, perché non glielo vai a dire allo Yor, che tu sei leader della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, sei leader del clero, come si chiama, la Curia Romana, che poi in effetti il Vaticano sta a Roma, ma è uno stato straniero. Quindi sei leader di un conclave politico non eletto da nessuno, nominato da un tuo predecessore, anche da te. Veramente, più che Curia Romana dovrebbe chiamarsi Curia Lateranense, perché Curia Capitolina sarebbe Curia Romana. Invece sei leader della Curia Capitolina, perché stai sul Colle Capitolino con il Vaticano, capito? Sei leader della città pontificia del Vaticano, cioè di Città del Vaticano. E puoi dire allo IOR di aiutare lo Stato straniero Italia con le migliaia di miliardi di euro che ha. Magari basterebbe un 10%. E di non andare in giro a chiedere invece soldi per la Chiesa, quando sembra che la Chiesa avanzi questi soldi. Poi di agli Emirati Arabi e ai Sauditi Arabi, che diano anche loro, come dovrebbe fare lo IOR, del denaro per aiutare l'Italia. E poi ai cinesi, che diano tutte le 80 milioni di case e di appartamenti chiusi, ma intere città, basta cercare in internet, appartamenti chiusi in Cina, si vedono città più grandi di euro, abbandonate, o oh, ma strade, segnaletica stradale, semafori, tutto connettato, tutto funzionante, reti cloacali, drenaggio delle strade, tutto funzionante. Da più di 10 anni tutto chiuso. In alcune città ci vive 1, 3, 10 persone, 2 famiglie, ma stanno lontano da qualsiasi città abitata e stanno lontano da centri medici, e quindi nessuno ci vuole andare a vivere, perché il prezzo è proibitivo e perché attorno, visto che non c'è andato a vivere nessuno, non hanno fatto centri commerciali. Ci sono locali per aprire commerciali, ma nessuno li apre perché non ci vive nessuno. E poi tutto intorno non hanno costruito nulla, perché si sarebbe dovuto continuare a urbanizzare. E quindi niente. Io ho cominciato parlando della Hillary Clinton, di come in un'email disse: bisogna aiutare lo Stato israeliano distruggendo lo Stato sirio. Spero non vinca le elezioni, ma è possibile che le vinca. Comunque, ad ogni buon conto, bisogna vedere cosa potrà compiere Trump di quello che promette se le vince lui le elezioni. Perché la delusione Barack Obama è stata quella: fin dall'inizio voleva fare il contrario o non ha potuto fare diversamente. Comunque, vinca chi vinca, vediamo quello che succederà il prossimo anno. Non ho delle buone aspettative, io mi immagino che succederà il peggio, però si è visto quello che ha fatto un presidente che prometteva fare il contrario del suo predecessore, ed è stato in carica non una volta, 2 volte. Cioè Bush, già il primo mandato è stato un disastro, lo ha ripetuto. Barack Obama è stato un disastro il primo anno, perché non ha potuto fare niente di quello che ha promesso, lo hanno rivotato. Adesso magari ci soffriremmo, gli statunitensi e il resto del mondo, la Clinton per 2 mandati successivi. Vi saluto qui il vostro Sant'Enchan.
care amiche ed amici, grazie di seguirmi. Un saluto a Claudio Show e anche a tutti gli altri miei amici che mi seguono in Facebook. E quindi niente, adesso non mi ricordo il nome di uno di essi. Vi dicevo, un saluto a Jolin Lockhart, un saluto a Selena Troise Official, che mi ha fatto molti commentari, come potete vedere. Mi dice: continua così, sei grande, queste cose. E poi i massoni, un saluto ai massoni che mi dicono anche loro bravo, io gli dico grazie amico, eccetera. Icarus, che ho già salutato in passato, Celent Ate, ah no, Celentale, Celentale, e poi un saluto a Silvia Evangelista, che è questa ragazza qua. E poi vediamo se ci sono ancora. Vabbè, ce ne sono molti. Amleta 7, che è una mia amica. E poi Mad Max 27, Mad Max 27, Marco Nadal. Io stavo cercando di vedere. Marco Nadal mi ha fatto molti commentari, come potete vedere. Quindi commentatevi anche voi. Antonio Trotta, saluto, che è anche un mio amico in Facebook. E poi saluto il mio amico Claudio Wolf. Che cosa strana, il video non partiva. Vabbè, ecco, è lui, Claudio Wolf, che ci seguiamo, sì, ci seguiamo in Facebook, e lui si chiama Claudio Show, e poi sta anche in Spreaker, in Radio Calcio Dilettanti, ma in YouTube si chiama Claudio Wolf. Scelgo Claudio Show e qua ci abbiamo Claudio Show, che è il mio amico Claudio Wolf in Facebook. Qua una mia foto. Vediamo se ci sono foto di Claudio Wolf. No, non ne ha messi. Ma vabbè. Non metto l'audio per non infrangere i diritti d'autore. Questo deve essere un suo ultimo video. Gli voto mi piace. Lo ha fatto in data 12 ottobre 2016, cioè lo ha fatto 8 giorni fa. Allora, cari amiche ed amici, vi lascio, se no viene troppo pesante il video. Vi ringrazio di avermi seguito fino qua e alla prossima. Arrivederci dal vostro Saint Enchant.